La corsa contro il tempo per riaprire la statale 47 Valsugana, considerata a ragione il principale dei collegamenti su ruota tra area bassanese e Trentino, si è chiusa stamattina a una cinquantina di giorni dalla frana, fortunatamente senza registrare allora vittime o feriti dopo il via libera ricevuto nelle scorse ore. Traffico riaperto dalle 8, ma solo per autoveicoli e motociclisti, solo comunque per i mezzi fino a 25 tonnellate di carico. Per camion e auto articolate più imponenti, la via più prossima percorribile rimane la Feltrina, ancora fino a data da destinarsi, si parla di almeno 3 mesi di attesa. Limitazioni legate a dimensioni e peso dei veicoli a parte, si può viaggiare su entrambi i sensi di marcia e rispetto alle previsioni, l'ok ufficiale al transito da parte di ANAS è giunto con 3 giorni di anticipo. Altri lavori importanti del costo stimato in 1 milione di euro, che riguardano anche la messa in sicurezza di spuntoni di roccia e massi a rischio di stacco, sono in corso e si prolungheranno fino a inizio estate. Per ricordare che il distacco delle pietre si era registrato il 12 gennaio nel comune di Valbrenta, località San Marino, in corrispondenza del viadotto che sorge sotto il costone di roccia. Era un venerdì e solo per caso i detriti caduti in seguito al crollo non c'entrarono auto o camion di passaggio, anche se i massi più imponenti caddero sulla linea ferroviaria attigua alla sede stradale.